Abbiamo al telefono il parlamentare del Partito Democratico, componente della Commissione parlamentare antimafia, Davide Mattiello. Buonasera onorevole. Buonasera a voi. Onorevole, in Commissione antimafia è stato presentato questo documento sullo stato della giustizia in Calabria e all'ordine del giorno c'è questa soppressione della Corte d'Appello di Catanzaro sulla quale c'è stata una levata di scudi e ci fa piacere notare insomma, che lei in questa levata di scudi era in prima linea. Volevamo il suo parere, l'abbiamo appreso insomma, dalle agenzie di stampa e dalla lettura dei mass media, però volevamo offrirlo attraverso i nostri canali anche a tutti i calabresi. Prego onorevole. La Commissione parlamentare antimafia dice al governo di fare attenzione perché nella ristrutturazione pur necessaria dell'amministrazione della giustizia non possono valere soltanto dati quantitativi, statistici, bisogna valutare e apprezzare adeguatamente anche dati qualitativi. E allora la Commissione parlamentare antimafia nel dedicare questa relazione speciale allo stato dell'amministrazione della giustizia in Calabria fa un focus particolare sul distretto di Reggio Calabria per dire in particolare che la qualità della criminalità, in particolare della criminalità organizzata che si affronta nel distretto di Reggio Calabria, ha bisogno di tutti gli strumenti possibili, semmai potenziando quelli che ci sono, sicuramente non togliendo qualcosa di quello che esiste. Sappiamo ormai tutti che purtroppo il distretto di Reggio Calabria si occupa del cuore dell'organizzazione 'ndranghetista, guai a depotenziare gli strumenti che anzi vanno potenziati. E noi sappiamo che togliere la Corte d'Appello porta con sé una serie di conseguenze altrettanto gravi a cascata, perché dove non c'è la Corte d'Appello non c'è nemmeno la distrettuale antimafia. Quindi non bisogna togliere, bisogna valutare questi dati qualitativi e anzi bisogna potenziare. Non è possibile, per esempio, o meglio, è possibile perché è reale, ma è gravissimo che il nuovo Palazzo di Giustizia di Reggio Calabria non sia ancora ultimato e che quindi la Procura sia ospitata nella struttura del CEDIR. Sapete voi, come so io, in quali condizioni, penso soprattutto alla sicurezza dei magistrati più esposti, magistrati che presidiano quell'ufficio da molti anni, che sono un esempio per tutto il paese, per tutta Italia sono un esempio quei magistrati, perché a fronte di magistrati che legittimamente appena maturano la possibilità di chiedere il trasferimento, chiedono il trasferimento per andarsene, lì a Reggio Calabria ci sono magistrati che da anni stanno lì con grande senso di responsabilità per dare continuità alle inchieste iniziate, consapevoli del fatto che l'intrigo, l'intreccio di corresponsabilità, di collusioni è tale che chiunque vi si applicasse saltuariamente o per poco tempo non capirebbe assolutamente niente, niente. Per capirci qualcosa ci va continuità e lì ci sono magistrati che quella continuità la stanno garantendo. Tutto lo Stato dovrebbe essere loro grato e dovrebbe metterli nelle condizioni di lavorare al meglio. Onorevole, mi piace sottolineare uno degli aspetti che nella giornata di ieri e dell'altro ieri ha avuto modo di rilevare, lo attingo dalle agenzie di stampa. Se proprio si dovessero riequilibrare i distretti, meglio sarebbe accorpare il Vibonese a Reggio, proprio in ragione dei fortissimi legami esistenti tra le famiglie di 'Ndrangheta Reggine e quelle del territorio di Vibo. Dal mio punto di vista, vengo dalla cronaca giudiziaria, lei ha detto una cosa molto, molto intelligente. Beh, non la dico soltanto io, anzi io sono l'ultimo arrivato. No, il primo a dirla, direi, memoria. Direi piuttosto che io, che non sono calabrese, ho imparato dai calabresi onesti e coraggiosi che cosa sia 'ndrangheta e che cosa significhi combattere l''ndrangheta. Io sono molto riconoscente a questi calabresi con i quali mi accompagno ormai da molti anni, che mi hanno aiutato a capire cosa siano queste famiglie, quali siano i nessi, e per tutto ciò, questo lo dico in premessa, perché siamo davvero nani sulle spalle di giganti, solo a voler
capire le cose e poi a volersene far carico delle cose che si sono capite, perché io francamente non credo che la cosa che io ho detto sia chissà quanto straordinaria. Io credo che la sappiano e la capiscano in molti, sì. Altre poi decidere di dirla pubblicamente e di farla diventare anche orientamento politico, questo insomma chiama altre responsabilità. Le famiglie reggine sono le famiglie della Piana e sono le famiglie legate al Piconese. Parlare di 'ndrangheta a Reggio significa parlare di 'ndrangheta nel Vibonese, e quindi se proprio si dovessero riequilibrare i distretti, piuttosto che accorpare tutto su Catanzaro, che ne ha già quanto basta, pensare di scorporare il Vibonese da Catanzaro, accorparlo al Reggino, io seguo sempre nel mio ragionamento il filo della criminalità organizzata, in particolare delle famiglie di 'ndrangheta, e quindi non è ovviamente l'unico profilo che si può seguire, è il profilo che mi compete in quanto componente della Commissione parlamentare antimafia. Sarebbe, io credo e ripeto, non soltanto io, persone molto più qualificate di me e soprattutto calabresi che la Calabria amano e che in Calabria vivono e lavorano con onestà e con coraggio. Onorevole, le sono molto grato di questa sua disponibilità, insomma, ad intervenire telefonicamente in questa nostra trasmissione e speriamo, insomma, che i suoi auspici abbiano riscontro nei fatti, soprattutto nell'immediato futuro. Grazie ancora, onorevole, buon lavoro. Grazie altrettanto a voi, buon pomeriggio.